Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre giù di Muscolita. Mi sto preparando, aspetta, è qua un attimino troppo bright la telecamera. Ok, mi sto preparando il mio primo pasto, un po' di avena. Mamma, c'ho qua Oat So Simple, questa è avena molto facile, praticamente è già messa in porzioni. Mi faccio una porzione e mezza che dovrebbe essere 50 grammi. E poi ci aggiungo anche le mie proteine, per un po' di proteine. Queste sono le Impact Whey Isolate, ovviamente quelle che uso da sempre di My Protein. Gusto natural chocolate, ho provato gli altri gusti, ma nessuno batte natural chocolate. È molto, molto suave, va giù, lo digerisco benissimo. Adesso ci aggiungo un po' di acqua e le mischio dentro. Questo è un piccolo trucchetto. Invece di aggiungercele dirette all'avena, lo fai prima in un bicchierino con l'acqua e poi ce lo versi sopra. E raga, scusate il casino, ma la cucina, come voi sapete, se abitate con altri studenti, soprattutto maschi, manco riesce a trovare uno spazio per appoggiare, non lo so, un bicchiere. E voilà, situazione attuale, oats e video di Jeff. Comunque stamattina mi sono pesato e stavo a 79.1 kg, ieri invece mi ero pesato e stavo addirittura quasi a 80 kg mi sembra, quindi effettivamente ho preso 2 kg negli ultimi 2 mesi, che va benissimo. Il mio peso era un pochino in stallo, ho dovuto aumentare le calorie a 3.300-3.400 calorie, che è quello che sto consumando in questo momento, e ho notato il mio peso che aumenta, quindi avevo iniziato mi sembra a 2.600-2.700 calorie, e ovviamente piano piano aumentate le calorie, il vostro metabolismo si abitua, più massa mettete più calorie avete bisogno per sostenere e mantenere quella massa, e quindi dovete aumentare il vostro le calorie, perché quello che era il surplus prima diventa poi il vostro mantenimento. Quindi adesso sono in surplus calorico di nuovo perché sto prendendo peso, sto tracciando bene o male ogni 3-4 giorni per essere sicuro di colpire, appunto, di stare nel range giusto di calorie, ma se no faccio ad occhio, appunto, traccio mentalmente le calorie, le proteine, provo sempre a colpire almeno 100 grammi di proteine da fonti primarie, quindi carne, pesce, yogurt, e poi extra 50 fino a 75 grammi di proteine da fonti secondarie, quindi per un totale di 150-175 grammi di proteine. Carbo e grassi però sono molto variabili, quindi non sono iperfissato e tendo a fare così in fase di massa, perché appunto non voglio che il cibo sia una priorità. In definizione purtroppo bisogna stare un pochino più attenti. Comunque mi mangio qua il mio pasto, finisco di vedere il video e poi ce ne andiamo in palestra. Raga, sto andando in palestra, oggi una solita pioggerellina inglese, sto tempo del c***o. Oggi comunque ci abbiamo gambe, sarà gambe ipertrofia. Sono felice perché ho finalmente trovato il modo che riesco a fare squat per bene. Praticamente uso dei plates, le metto sotto il tallone per rialzarlo un pochino, e questo mi aiuta molto con le leve e mi aiuta a raggiungere proprio il buco. Quindi sono contento che ce l'ho fatta. E una cosa molto importante, so che tutti voi mi dite: ah, gambe, gambe, gambe. Ragazzi, finalmente penso di star allenando le gambe in modo serio, mi sta piacendo molto, sto progredendo col carico sia sugli squat, e poi secondo movimento è un Romanian deadlift, facevo il deadlift normale, vedendo anche come va a intaccare il recupero, perché col deadlift normale, ragazzi, dovete stare attenti a non fare troppe serie, che poi veramente c'è un central fatigue, quindi vi va a intaccare un sacco il recupero. Invece sostituendo col Romanian deadlift, che è un altro tipo di deadlift che vi farò vedere in questo momento, diciamo che il fatigue è minore e soprattutto lo stimolo ipertrofico è maggiore, dato che fai sia la fase concentrica che la fase eccentrica. Quindi questo è per i due movimenti composti, squat, Romanian deadlift. Poi ovviamente farò i soliti accessori, che sono vabbè, leg extension, leg curl, polpacci. Penso di non farvi vedere quello, vi faccio vedere solamente le serie principali su squat e Romanian deadlift. Vediamo come va. Ragazzi, sarà che è domenica, non c'è veramente nessuno in palestra, quindi vi faccio vedere l'impostazione un attimo. Ho messo lì i due dischi per fare il ripiano. Inizio un po', ovviamente, con delle serie di avvicinamento e poi partiamo con le prime vere serie.
Ragazzi, bentornati ad un altro voiceover. Ho troppe cose da dirvi, dovrei fare un video a parte. Sto facendo gli squat. Per il tipo di back squat esistono due tipi. Uno è il high bar back squat, che è quello che sto facendo in questo momento con il bilanciere che si ripone praticamente in alto alla schiena, sopra i trapezi, praticamente molto molto vicino al collo. Il secondo tipo è il low bar squat, dove il bilanciere è più in basso sulla schiena, praticamente all'altezza dei deltoidi posteriori. Per come è la mia struttura fisica, che ho le gambe abbastanza lunghe, dovrei fare il low bar back squat, però invece sto facendo il high bar back squat. Per quale motivo? Perché i miei trapezi e soprattutto i miei deltoidi posteriore, quando ripongo il bilanciere in basso, quindi uso il low bar back squat, mi fanno un male cane, ma veramente che anche per una settimana è proprio una mia cosa. Non riesco bene ad allenare i trapezi direttamente proprio per questo motivo, perché il dolore che sento è come se avessi una fitta e poi il collo rigido per tipo gran parte di una settimana. Quindi sono un pochino fragile in questo aspetto, per cui non faccio il low bar back squat, ma faccio i high bar back squat. Però non ho abbastanza ankle dorsiflexion, ovvero non ho abbastanza flessibilità nella caviglia. Per questo motivo sto riponendo i dischi dietro i talloni. Questo è il motivo principale. Seconda cosa che vedo rivedendo queste immagini sono che dovrei iniziare il movimento piegando le ginocchia, invece utilizzo appunto, vado indietro con l'anca prima, e questo è quello che dovresti fare con low bar back squat, ma col high bar dovresti break dalle ginocchia. Quindi questa è una cosa che devo correggere. Seconda cosa, ho un pochino di butt wink, ovvero il sedere va un attimino in giù nella posizione appunto finale, come potete vedere, e devo correggerlo. Quindi le prossime sedute abbasso il peso, sto facendo qua mi sembra 30 kg al lato, invece abbasso il peso e metto l'ego da parte, voglio veramente costruire bene un'ottima forma prima di iniziare a sovraccaricare questo movimento, e lo consiglio di fare su tutti i movimenti. Prima di continuare a caricare più peso, più peso, più peso, bisogna essere sicuri che la forma è corretta, che state facendo almeno le cose principali correttamente. Non esiste una forma corretta per tutti, perché siamo tutti diversi, però ci sono delle diciamo regole fondamentali da rispettare per non infortunarsi. Una volta che avete la forma corretta, allora si può aumentare il carico. Quindi quella è una cosa che devo fare io sugli squat. Almeno rivedendo queste immagini capisco bene su cosa devo lavorare. Questo invece è un Romanian deadlift, alternativa al deadlift, come vi ho detto in precedenza. Praticamente, dato che non riponete il bilanciere per terra, avete una tensione costante per tutto il movimento, mentre quando fate il deadlift di solito ne avete tanto nella fase concentrica in cui praticamente salite, però poi molto spesso lasciate andare completamente il bilanciere quando riportate a terra, quindi perdete quella fase eccentrica, invece è quella che crea veramente tanto danno alle fibre muscolari. Quindi questo è un tipo di deadlift, se lo volete provare state attenti a mantenere la schiena dritta e il collo neutro. Magari farò dei video un pochino più nei dettagli, sia riguardo di squat che di deadlift. Sto ancora imparando, appena sono felice di come eseguo questi movimenti, vi porterò dei video al riguardo. Grazie mille, godetevi il resto del video. Raga, l'allenamento è andato così così, però almeno l'abbiamo fatto di domenica. Non ho fatto nessun PR, anzi mi sentivo un po' più debole del solito, ma succede, non ogni allenamento può andare top top. Comunque mi sto facendo un rapido passo post workout, un po' di tonno e couscous. Aggiungo un po' di olio per un pochino di grassi. Buono, voilà. Magari non sembra tanto invitante, però letteralmente una scatoletta di tonno, 100 grammi di couscous, rapido rapido, 5 minuti, è un buon pasto post workout proteico. Voglio concludere qua il video, proprio darvi appunto gli ultimi spunti sul mio aggiornamento di questa fase di massa, che in realtà voi vedete pochi piccoli spiccioli appunto di tutta la fase, ma in realtà stanno andando molto bene. Io non mi vedo così pieno, mai visto così pieno. Il mio peso si aggira intorno ai 79-80 kg giornalieri, ma comunque ho ancora un pochino di addominali, il che non era assolutamente così quando ero arrivato a 80 kg, quando stavo a Manchester, per chi mi seguiva ai tempi di Manchester. Ero arrivato a 80 kg, ma ero veramente diventato proprio grosso, ma avevo messo su veramente tanta massa grassa e l'avevo fatto più rapidamente, ero 80 kg già prima di Natale. Invece adesso, più lentamente, sto prendendo peso e sto aumentando il carico e visibilmente sono sicuro che sto mettendo della massa muscolare sul petto, che era il punto che volevo veramente portare sopra, e sulle gambe. So che non si vede nel video, ma vedrete quest'estate che saranno migliorate molto rispetto all'estate scorsa. Su Instagram ho anche postato una foto proprio ieri, quindi andatemi a seguire se non lo fate già, in cui vi do tre consigli da implementare subito per aumentare la crescita muscolare. Il primo era addio allo spotter e alle rep forzate. Quando vado in palestra in Italia vedo tantissima gente che fa rep forzate, che lo spotter praticamente alza tutto il peso alla fine. Ragazzi, l'unica cosa che state facendo è
state causando danno muscolare, ma questo non è correlato con la crescita proprio ipertrofica del muscolo. Quindi io vi consiglio di dire addio allo spot e utilizzatelo se dovete, se state facendo un PR, ma non sempre utilizzare uno spotter. Seconda cosa, traccia il carico sui movimenti composti. Questa è la cosa importante. All'inizio di ogni allenamento voi dovreste avere 2-3 esercizi principali su cui tracciate il vostro carico. Se la forma è giusta e colpite le ripetizioni che dovete colpire, la volta dopo aumentate il carico. Questo è il sovraccarico progressivo ed è chiave per un lifter naturale. Devi aumentare la tensione muscolare sul muscolo al passare del tempo. Terza cosa, terzo consiglio, aumenta le tue calorie. Come vi ho detto all'inizio, se voi iniziate un surplus calorico, il surplus diventerà mantenimento dopo un po' di tempo. Quindi dovete ovviamente continuare ad aumentare le calorie. Non prenderei più di 1 chilo al mese perché proprio naturalmente non riusciamo a sintetizzare abbastanza proteine da mettere più di 1 chilo di massa muscolare al mese, ma proprio nemmeno se siete principianti. Quindi non prendete più di 1 chilo al mese, sennò veramente tanto la proporzione di massa muscolare magra e grasso sarà abbastanza elevato. Questi erano i 3 consigli che ho dato nella mia ultima foto su Instagram. Continuerò a darvi altri consigli, a portarli qua. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo video vlog, so che vanno abbastanza bene. Vi ringrazio a tutti del supporto, come sempre, ragazzi. Se vi serve un programma di allenamento per l'estate, hit me up, mandatemi un'email, vedete sul mio sito e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ragazzi. So how does it feel to let go?